Assolutamente sì, direi addirittura una giornata epocale per come si sono svolti i fatti ieri, a partire dall'incontro di Matteo Berrettini, che non ha perso, perché ha vinto il tennis italiano ieri. Avremmo acquistato tantissimi fans e di questo bisogna rendere omaggio e dire grazie al Matteo Nazionale ormai, che è un predestinato, e grazie a lui ritroveremo quello smalto che da tantissimi anni non c'era più nel nostro tennis, e ha tutte le carte in regola per potersi aggiudicare anche degli slam nel prossimo futuro. Ha le carte in regola anche per partecipare a questo torneo? Assolutamente sì, penso sia il terzo nella race, quindi è praticamente qualificato, anche se non d'ufficio, ma dovrebbe succedere qualcosa di incredibile perché lui non possa arrivare qui a Torino. Potrebbe anche essere accompagnato da un altro italiano, però non diciamolo per scaramanzia. E questo fa sì che le ATP Finals a Torino saranno ancora più importanti di quanto già non sia. Abbiamo Sinner al numero 11 nella race, sì. Sonego al numero 16. Esatto. Adesso ci saranno i giochi olimpici, gli altri tornei, però insomma stiamo vivendo davvero l'epoca d'oro del tennis maschile italiano, accompagnata da un evento planetario che si svolgerà dopo moltissimi anni in Italia, e Torino sarà palcoscenico sotto gli occhi del mondo intero. Sì, è importante che sia Torino, vabbè, è la mia città d'adozione, io sono piemontese, però sono cresciuto tennisticamente qui a Torino, ho fatto l'esordio in Coppa Davis al Monviso e poi ho rappresentato tanti anni lo Sporting, che è il circolo di riferimento dei campioni che saranno qui a novembre, ma anche per far conoscere un'altra Torino, quella che noi conosciamo come industriale, non noi, ma diciamo nel mondo si conosce come una città dell'industria, però una città che verrà scoperta dai visitatori, dai fans, dagli spettatori, e avranno modo di valutare e di vedere con i loro propri occhi cosa può offrire il capoluogo piemontese. Ecco, che impronta darà Torino a queste ATP Final? Beh, Torino, ricordiamo che era in lizza con Tokyo, con Singapore e con città molto molto più grandi e più importanti, tra virgolette più importanti, perché per me non lo sono, però sono più conosciute internazionalmente. Sarà un volano importante anche per quanto riguarda il prossimo futuro, quello dopo le ATP Finals, perché ricordiamo che ci sarà anche la Coppa Davis, quindi diventa capitale mondiale del tennis, o come ho detto prima il suo collega, sarà importante per scoprire per tutti quanti quello che è veramente Torino, che anche offrire delle ottime strutture. Esattamente, adesso si sta allestendo con grande fatica perché comunque abbiamo avuto poco tempo a disposizione, poi con la pandemia non era così facile coordinare i lavori, si sta rifacendo il circolo della stampa che ospiterà gli allenamenti dei campioni, stanno allestendo il palazzo che ospiterà le partite in maniera importante, e poi lo scopriremo oggi con il master plan.